Disney, il colosso cinematografico che da sempre emoziona grandi e piccini, ha annunciato che alla fine del 2019 potrebbe concretizzarsi il suo progetto Disney Plus, una piattaforma streaming targata esclusivamente Disney. In sostanza, si tratterebbe di una sorta di Netflix in cui verranno raccolti tutti i film della Disney, che presumibilmente verranno quindi tolti dal suddetto Netflix e dalle altre piattaforme streaming. Il lancio di Disney Plus porterà con sé dei nuovi progetti. Si parla per esempio della realizzazione di una serie TV incentrata su Loki, il fratello stronzetto del divino Thor, e, per i fan di Troy e Gabriella, una serie TV di High School Musical. Io personalmente chiederei anche un remake del Re Leone, in cui non muore Mufasa. Scusate, però non riesco ad accettarlo. Brutte notizie sul fronte scolastico. Se siete infatti degli studenti modello durante le lezioni, ma una volta usciti dall'aula scolastica cambiate completamente volto che manco Dr. Jekyll e Mr. Hyde, allora forse è il caso di iniziare a preoccuparsi. Il TAR della Campania, con una nuova sentenza, ha stabilito che dovete mostrarvi rispettosi ed educati con i vostri compagni anche nella vostra routine quotidiana. In caso di gravi comportamenti scorretti, gravi mancanze di rispetto e bullismo, saranno il consiglio di classe e i professori a decidere se applicare il 5 in condotta. Dunque, l'unico avvertimento che possiamo darvi è: comportatevi bene anche fuori da scuola. Rimaniamo sul tema scuola con una notizia che tocca molti di voi studentelli. Da quest'anno, infatti, all'esame di maturità 2019 ci sarà una nuova materia, ovvero cittadinanza e costituzione. Dunque, nonostante non ci sia più la fantomatica tesina, la maturità rimane uno scoglio imponente per tutti gli studenti d'Italia. Inoltre, le indicazioni sulle domande dell'orale, inclusi gli argomenti di educazione civica da studiare, arriveranno solamente verso fino a dicembre. Siamo tutti nella cacchina!